generica del Centro di Cultura dell'Università Cattolica. Lo invitiamo. Ah, sì, sì. Prego. Allora, l'ingegner Barbara Sforza, la Politecnico, prego. Gracias.
nel 2009. È una missione che prende il nome da questi tre economisti, premi Nobel dell'economia, che è stata istituita dalla presidenza Sarkozy proprio per studiare come misurare il progresso. E questa commissione riprende un po' le idee e i concetti che già questo studente, che erano stati ampiamente dibattuti nell'ambito della comunità accademica a partire da quegli anni, e evidenzia come la misurazione del progresso non possa prescindere dalla misurazione del benessere della persona. Quindi bisogna rimettere al centro di tutte le misurazioni di benessere e di progresso le misurazioni di benessere. Il benessere è una grandezza multidimensionale, evidenziano questi indicatori, che prende diversi aspetti, che vanno dalla salute all'istruzione, ma sono anche influenzati dalla classe politica, appunto la politica, dai meccanismi di governance, dall'innovazione, e tutti questi fattori devono essere presi in considerazione se si vuole misurare il progresso. Gli istituti di statistica nazionale di tutto il mondo, anche il nostro istituto di statistica nazionale, quindi l'ISTAT, insieme con il CNEL, ha sviluppato un modello, che è proprio quello del benessere equo e sostenibile, che serve e costituito da indicatori che ci aiutano a misurare le componenti del benessere. In particolare, questo modello è costituito da questi 12 domini. Quindi vedete la salute, la formazione, il lavoro, la conciliazione di vita, il benessere economico e così via, e per ognuno di questi domini l'ISTAT ha definito una serie di indicatori che ci possono aiutare a capire in che condizioni ci troviamo dal punto di vista del benessere. Siamo 7 minuti. Sì. Dal punto di vista della equità, quindi della distribuzione del benessere nella società e della sostenibilità. L'Italia è stato il primo paese del G7, il primo paese europeo, ad aver introdotto all'interno della sua programmazione economica alcuni degli indicatori del benessere ecosostenibile. E per la prima volta, questo è stato fatto con il documento di economia e finanza del 2017, e tutto questo a seguito della legge nazionale 163 del 2016, che appunto ha imposto al Ministero dell'Economia e Finanza di utilizzare alcuni indicatori BES per fare la propria programmazione economica. Questi sono gli indicatori, non sono tutti i 130 indicatori del BES, ovviamente, anche perché sarebbe estremamente complicato considerare, sono soltanto tra virgolette, perché così è abbastanza sfidante. Sono soltanto 12. La regione Puglia è, a nostra conoscenza, la prima regione italiana ad aver redatto una legge che obbliga, così come lo Stato è obbligato con il documento di economia e finanza a utilizzare la programmazione economica e gli indicatori del benessere ecosostenibile, obbliga la regione Puglia, la regione stessa, a utilizzare il documento di economia e finanza regionale degli indicatori e